Allora, mister Mangini è arrivata una sconfitta pesante nel risultato con il Ravecca, una sconfitta maturata nei primi 45 minuti in sostanza, un Priarugia forse anche un po' autolesionista, no? In alcuni frangenti, direi sicuramente il primo gol straregalato, ma anche tante altre situazioni in cui avete rischiato non poco. Sì, sconfitta meritatissima, soprattutto per, giustamente per il primo tempo, che abbiamo patito il vento contro, ma non è un alibi, è proprio non siamo entrati in partita. Anche se ci sono delle avversità meteorologiche, dobbiamo metterci in condizione di fare meglio. Siamo stati troppo lenti a giocare, abbiamo voluto sforzare delle giocate sbagliate, poi il primo gol triplo errore, poi no, è comunque è stata un'autorete, e anche sul secondo ci siamo fatti fregare sempre come dei novellini che non lo siamo per niente. E poi il secondo tempo è stata più dura, le partite cambiano, ci abbiamo provato, però poi il 3-0 diventava troppo difficile. Sì, siamo riusciti a segnare su rigore, ci abbiamo provato un po' di più, un pochino più di cattiveria ci abbiamo messo. Dobbiamo partire da quello, noi siamo una matricola, assolutamente, dobbiamo ancora imparare a conoscerci, non ci dobbiamo abbattere per queste sconfitte, e poi sono convinto che i ragazzi ci sono, allenamento fanno vedere delle cose che ancora in partita non siamo riusciti a mettere in mostra, e niente, andiamo avanti, il campionato continua e dobbiamo soffrire tutte le partite, dobbiamo giocarcele tutte le partite. E dire che nel brutto primo tempo due occasionissime le avete avute, soprattutto la seconda incredibile. Lo so, però è inutile dire incredibile, dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Siamo troppo belli a vederci, dobbiamo fare sempre la giocata bella e non essere mai concreti. Dobbiamo essere molto più concreti, molto più cattivi, dobbiamo voler segnare. Invece lì, poi tante volte è un po' un difetto di questa squadra, la poca cattiveria sotto porta. I giocatori ci sono convinto che comunque con un lavoro settimanale, con la voglia che ci mettono in allenamento, poi ci faremo anche i risultati. Questo è dovuto anche alla giovane età della squadra? Abbastanza, ma neanche tanto, non sono ragazzini che escono dalla juniores, sì, siamo giovani ma non così tanto. Abbiamo anche ragazzi che hanno fatto categorie superiori, che hanno giocato a certi livelli, e mi aspetto molto di più da tutti.